È stato approvato il primo bilancio della Federazione Banche di Comunità Credito Cooperativo Campania e Calabria. È la prima assemblea della nuova Federazione Banche di Comunità Credito Cooperativo e i numeri rendono evidente l'efficacia di questa operazione, è stato sottolineato durante i lavori con l'approvazione del primo bilancio. Un'iniziativa riuscita ad essere vincente, sottolinea il presidente Amedeo Manzo. Nonostante 2 anni di pandemia, una guerra in corso, l'inflazione galoppante e l'aumento dei costi delle materie prime e dell'energia. Dalle banche del sud arriva dunque la spinta ad un credito cosiddetto più umano, sostenibile, utile al territorio. Dimostrazione che unire i valori all'efficienza ci conduce all'efficacia e rappresenta un modello di fare banca per il territorio, ha detto Manzo, in difesa delle comunità, riuscendo ad ottenere al contempo importanti risultati economici. Un anno importante, un anno nel quale siamo ripartiti, e questo è stato il tema di questo lavoro, di questi 12 mesi, nei quali la rappresentanza, lo sviluppo delle iniziative, convegni importanti, ma vigilanza cooperativa, sviluppo di convenzione con le università, ma soprattutto tracciare un modello al centro con le persone, quindi con risorse umane sia interne, quindi ricreare assolutamente lo staff federativo con l'assunzione al nuovo direttore, ma anche intraprendere una serie di iniziative come stage, come master che verranno sviluppati dalla Federico II o perché anche dei master che verranno fatti in sinergia con la Bocconi. Quindi pensare al futuro, alle nuove classi dirigenti, ai giovani soci e soprattutto fare una riflessione sui numeri di questa federazione che aggrega 16 banche, raccoglie circa 5 miliardi, impiega 5 miliardi di euro, ne raccoglie quasi il doppio, tantissimi soci, dipendenti, quindi la volontà di due comunità importanti, la Calabria e la Campania, che insieme hanno sostenuto in un periodo difficile del nostro pianeta, ma delle nostre regioni in particolare, le comunità fatte da imprenditori, da start-up, da artigiani, da commercianti, dalla gente comune. Quindi esserci è stato importante, assecondare le esigenze dei nostri territori, ma soprattutto pianificare quel futuro che secondo noi è importante per tutto il Mezzogiorno. Un'assemblea particolarmente partecipata, con la presenza di numerosi rappresentanti nazionali del credito cooperativo. La Federazione Campania e Calabria si è voluta dare una denominazione di Federazione delle Banche di Comunità e in questo già c'è l'evidenza di una missione storica e nello stesso tempo riconfermata, ovvero l'impegno delle banche di credito cooperativo a rappresentare le esigenze e le aspettative delle persone che abitano i nostri territori, quindi le comunità. Le banche che stanno sul territorio sono quelle che prima rispondono al territorio proprio perché hanno questa conoscenza, questa diretta penetrazione nel territorio e quindi sono per vocazione pronte a intervenire quando succede qualche cosa. I dati recentemente pubblicati dalla Banca d'Italia dimostrano come le banche di comunità, quali noi siamo effettivamente, stanno spiegando la loro funzione a vantaggio dei territori. Io credo che le BCC nel sud svolgano un ruolo forse più importante che nel nord Italia, perché i nostri territori hanno molto bisogno di banche locali che servano le imprese medio-piccole, le famiglie, quelle imprese e comunque quegli utenti, quei clienti che oggi le grandi banche non servono più tanto nel sud. Il primo anno è sicuramente stato di rodaggio, considerato tanti aspetti. Adesso dobbiamo incominciare a programmare e a fare qualcosa di concreto per i nostri territori che hanno necessità di avere una federazione di banche di comunità per assistere i nostri soci, clienti, operatori economici che hanno necessità di avere le banche di comunità al loro fianco. E CreaBanca svolge attività anche di consulenza per l'utilizzo dei fondi del PNRR destinati appunto alle imprese. Quindi il nostro ruolo è sicuramente un ruolo di sostegno oltre che di consulenza per l'utilizzo di questi fondi.